ogni trucco ha la sua età e ogni età ha il suo trucco. Quindi in questo caso ci troviamo di fronte ad una bellissima donna che, come tutte le donne, ovviamente tendono poi, passando gli anni, ad avere qualche rughetta, qualche problema magari nel trucco, e quindi con questo tutorial vogliamo proprio cercare di dare un aiuto a tutte le donne che ovviamente devono poi truccarsi con questi piccoli, diciamo, problemini che talvolta sfiduciano le donne e talvolta non si truccano più. Invece è sbagliato, perché insomma il trucco aiuta effettivamente molto le donne anche a sentirsi meglio. Io sono sempre stato dell'idea che ogni trucco deve corrispondere alla propria personalità, quindi ogni donna ha la sua personalità che deve esprimere attraverso il trucco. Quindi quello che io mi sento di consigliare è di non rinunciare mai al contorno occhi. Il contorno occhi è un alleato preziosissimo, soprattutto per le rughe della zona perioculare, perché ovviamente dovendo poi truccare questa zona, spesso il trucco si insidia in queste piccole rughette oppure crea dei depositi, cioè ci sono degli eccessi di trucco in questa zona e quindi la zona sembra quasi che si appesantisca invece che alleggerirsi. Un altro consiglio che mi sento di dare è di utilizzare un fluido. Questo fluido, questo siero, è un siero illuminante che, grazie agli ingredienti che troviamo all'interno, tra cui anche l'amica che va a illuminare la pelle, mi aiuta a restituire un incarnato più luminoso. E poi vedrete che andremo addirittura a mescolare insieme al fondotinta. Partiamo quindi dal correttore. Il correttore non dovrà essere mai in stick o in cialda, poiché è un prodotto troppo pastoso, un po' pesante, e quindi rischia di accentuare le rughe del contorno occhi. Quindi io prediligo utilizzare i correttori fluidi. Nel suo caso useremo sempre un color pesca, poiché il suo incarnato non è chiarissimo, quindi siamo già su un fototipo 3/4, quindi un intermedio tendente al mediterraneo, e quindi il colore sarà il pesca. Ne stendiamo sempre un piccolo velo, mai esagerare. L'applicheremo sempre con un pennellino. Ok, adesso facciamo sempre la prova del fondotinta, quindi andiamo a vedere qual è il colore più idoneo mettendo i due colori uno accanto all'altro. Il colore che si confonde meglio nell'incarnato è sicuramente questo, vedete? Rispetto a questo che è troppo chiaro e si correrebbe il rischio di ingrigire la pelle. Un piccolo segreto, una tips, come si suol dire, è quello di unire il siero illuminante insieme al fondotinta, in modo tale da rendere il fondotinta ancora più idratante e più trasparente. Più aumenta la copertura e più la durata del fondotinta sul viso tenderà a sciogliersi, quindi non pensate che ovviamente si può avere il miracolo, no? Nel senso che molte volte uno guarda le attrici in TV, lì ci sono anche il discorso delle luci molto potenti, i filtri e quant'altro, quindi cerchiamo di essere noi stessi, migliorandoci ovviamente, ma senza diventare altre persone. Andiamo a mescolare il fluido con il siero, quindi il fondotinta fluido Flawless. Questo fondotinta ha all'interno gli esapeptidi e l'acido ialuronico. Queste due sostanze fanno sì che la pelle sia idratata e allo stesso tempo gli esapeptidi tendono a rimpolpare le piccole rughette. Il segreto sta nel picchiettare il fondotinta in modo tale da tenere una uniformità, quindi una copertura, ma non una pesantezza. Volutamente ho applicato il fondotinta solo sul lato destro per farvi vedere anche la differenza tra una bella base uniforme ma leggera, non pesante,
e invece l'altra parte dove non c'è il fondotinta. Quindi la base, ricordiamoci sempre che è molto molto importante. Sfumiamo sempre sul collo, che è una zona sempre più chiara rispetto al viso, perché risulta essere sempre in ombra. Ecco, così possiamo vedere dove abbiamo applicato il fondo e dall'altra parte dove ancora non l'abbiamo applicato. Con un pennello andiamo a rimuovere l'eccesso di fondo, quindi soprattutto magari dove vediamo le rughette della fronte, passiamo proprio il pennello tra le rughe in modo tale da non creare dei depositi. Ecco, adesso chiederò ad Alessandra la sensazione che ha del fondotinta sul viso. Come lo senti? Molto morbido, anche una sensazione di freschezza, di benessere. Esatto, infatti il fondotinta, contrariamente a quanto si pensa, non è pesante, va scelto ovviamente tra i tanti fondotinta. Quindi, come vi consiglio, vi ho consigliato prima, andiamo a utilizzare il fondotinta con il siero illuminante o idratante. Nel suo caso, visto che non ha bisogno di idratazione, ma più bisogno di un effetto illuminante, ho scelto un siero illuminante. Nel caso, ad esempio, di una pelle più secca o molto disidratata, in quel caso consigliamo un fluido super idratante. Allora, nel caso in cui vogliamo nascondere qualche rughetta, possiamo anche illuminarla attraverso l'uso di un illuminante. Nel suo caso veramente non abbiamo problemi di rughe perché ha una pelle comunque molto curata, però se ad esempio, facciamo un esempio per casa, per chi ci sta guardando da casa, io volessi illuminare delle rughette che magari le trovo fastidiose, che non mi piacciono, posso farlo attraverso l'uso di un illuminante. Quindi prendo un pennello da eyeliner e applicherò ad esempio dentro la rughina un po' di illuminante. In modo tale che illuminandola non vedrò il piccolo solchetto, perché ovviamente dentro le rughe si crea come un effetto un po' grigio spento, quindi illuminandolo è come se io andassi a riempire la ruga. Ad esempio qui c'è, questa viene chiamata il solco del pensatore, perché solo quando aggrottiamo un po' la fronte qui si crea una piccola rughetta. Se io invece la illumino vado a creare un effetto riempitivo. Ok, a questo punto andiamo a fissare il tutto con un velo di cipria. Anche qui mai esagerare. Quindi applicheremo un pochino di cipria, questa è la quantità, e sempre con un pennello andiamo ad applicarla sul viso. Con il pennello diciamo che ha toccato la cipria su tutti i suoi lati, quindi destra, sinistra e centro. Ecco, abbiamo applicato adesso correttore, fondotinta e cipria, già tre prodotti, però se puoi anche toccarti sulla pelle, l'effetto è sempre, no? Morbido, setoso. Non abbiamo mai pesantezza o un effetto maschera, perché poi la paura soprattutto è quella di sembrare poi con il trucco più appesantiti che invece ringiovaniti. Il fard, mi raccomando, non usate mai colori troppo squillanti. Ad esempio gli aranciati, i fucsia, sono colori da evitare perché creano un effetto un po' troppo bambola, un po' clownesco. Quindi io preferisco i toni più neutri dei bronzer, quindi colori della terra. Un colore ad esempio come questo è da evitare, o anche questo è da evitare. Quello che invece utilizzerò è appunto un ambrato. Lo vado ad applicare sempre dall'esterno verso l'interno, soprattutto se voglio scavare il viso, quindi guardando in telecamera, ecco, vedete, vado verso la diagonale.
Se invece il viso è molto magro, a quel punto lavoreremo più sulla parte alta dello zigomo e non sulla parte sottozigomatica. Quindi se io voglio scavare, scolpire, vado verso sotto, quindi dall'esterno verso l'interno del viso, come ad andare a finire nell'angolo labiale. Se invece io voglio ingrandire il viso perché magari è molto magro, molto sciupato, a quel punto andrò sopra nella parte superiore. Se avete messo troppo fard e volete scaricare un po' il fard sul viso, vi consiglio l'uso del dischetto. In questo modo andrete a sfumare l'eccesso. Allora, col passare dell'età, talvolta le sopracciglia e le ciglia diventano più sottili e anche i peletti ovviamente si indeboliscono. Talvolta, a seconda delle mode, sono andate delle sopracciglia troppo folte o troppo sottili, quindi magari quando andavano molto sottili, soprattutto alla fine degli anni 60, mi viene in mente Mina, nel 1965, Enrico Farina, che era un famoso truccatore di Studio 1, andrò con una lametta a eliminare completamente le sopracciglia per creare quest'occhio molto discendente. Molte donne, prese dall'imitazione della grande icona che era Mina, si toglievano le sopracciglia con le pinzette e quindi alla fine le sopracciglia non ricrebbero più, perché ovviamente i peli delle sopracciglia non sono perenni e quindi poi si ricorre talvolta all'uso del trucco permanente. Quindi in questo caso andremo a rinforzare leggermente la forma delle sopracciglia. Un piccolo consiglio è quello di non utilizzare mai delle matite troppo scure, perché le matite scure vanno ad indurire l'aspetto dell'occhio, a renderlo più cupo, più triste. Nel suo caso useremo un castano. Ricordiamoci, i colori per le sopracciglia sono sempre tre: biondo, quindi un tortora, castano, che appunto è un marroncino non troppo scuro, e poi abbiamo il bruno, che è un marrone tipo color caffè. Ma mai usare matite nere o matite rosse all'interno delle sopracciglia, perché danno un aspetto molto innaturale. Ricordiamoci sempre di seguire la forma, l'arco del sopracciglio naturale, andando a scurire soprattutto la parte terminale, che si chiama coda. Quindi non scurite mai troppo la parte iniziale del sopracciglio, altrimenti le sopracciglia sembrano troppo ravvicinate e dure. Andremo a alzare un pochino l'arco, quindi il punto più alto del sopracciglio, e vediamo già la differenza. Vedete come l'occhio sembra più aperto e più alto. Adesso vanno le sopracciglia molto folte. In un caso di una donna molto giovane sono pro questo tipo di forma di sopracciglia. Su una donna un pochino più agée potrebbe essere un po' troppo pesante, quindi né sottilissime né troppo folte. Ovviamente sempre una via di mezzo è quello che io consiglio. Adesso andiamo a utilizzare una matita punto luce, che ci serve a sottolineare l'arco sopraccigliare e a creare un naturale punto luce. Quindi con questa matita tipo color correttore, color pelle, andiamo a sottolineare l'arco. Vado a fissare la matita con un po' di cipria in polvere in modo tale che non si sciolga. Ricordo sempre che tutti i prodotti cremosi vanno sempre fissati con le polveri per avere una lunga durata. Ok, a livello di trucco occhi sconsiglio sempre i colori perlati, perché tutti gli ombretti perlati vanno ad accentuare le rughe degli occhi. Quindi meglio utilizzare dei colori neutri, soprattutto quindi beige, marroni, e mai colori troppo perlati tipo, non so, l'argento, l'oro, colori che vanno poi a entrare all'interno delle rughette e creare quell'effetto un po' crespo, un po' come l'alluminio quando andiamo ad accartocciare e poi a stirare. Vedremo poi tutte le forme delle rughette. Per fissare bene l'ombretto sulla palpebra consiglio sempre di bagnare il pennello con il tonico o l'acqua. In questo modo
andremo a fissare meglio l'ombretto sulla palpebra, vado a togliere l'eccesso e vado a scegliere un colore neutro, quindi ad esempio sono da evitare gli ombretti perlati come questi, perché vanno ad accentuare le rughe, e invece consiglio i colori neutri come questi, i beige o i marroni. Ecco, una cosa molto importante quando vi truccate è sempre guardare in basso senza chiudere l'occhio, quindi lo specchio è piuttosto basso quando vi truccate da sole, e non chiudere mai l'occhio, perché chiudendo l'occhio la palpebra trema e quindi poi l'applicazione dell'ombretto non risulta precisa. Ora andremo a utilizzare un ombretto leggermente più scuro per creare una tridimensionalità. Quindi vado a utilizzare questo colore. Segno prima la parte e poi vado a sfumarla con un pennello più grande. Non usate dei colori scurissimi in questa zona, perché altrimenti si appesantisce la palpebra. Quindi un'ombra ma molto delicata, molto leggera. Il movimento è sempre di avanti e indietro, quindi semicircolare sull'osso e poi cerchietto. La matita va applicata non troppo sopra le ciglia, altrimenti abbassa l'occhio, ma andiamo tra le ciglia e poi sfumeremo nell'angolo esterno la matita per dare un lift, quindi un sollevamento all'angolo esterno. Quando lo farete da sole ricordatevi sempre di tirare l'occhio da una parte, guardare in basso e con la matita morbida, cioè una matita di questo tipo ritraibile, tipo un effetto cajal, che sia una mina molto morbida in modo tale da non urtare contro le ciglia e quindi non creare lacrimazione. Ok, quindi come vediamo nel video, la parte esterna dell'occhio, dell'angolo, la matita ha un tratto più deciso e più alto, mentre nella parte interna dell'occhio la matita ha un tratto più sottile. Questo mi aiuta a creare un lift all'angolo esterno dell'occhio, quindi a questo punto andremo a sfumare la matita verso l'alto. Affinché la matita non si sciolga, non vi rimanga all'interno della piega palpebrale, vi consiglio sempre di fissarla con un ombretto. In questo caso useremo un ombretto marrone molto scuro. Evito il nero, magari il nero lo potete usare però più per la sera. Possiamo vedere adesso l'occhio che sicuramente va verso l'alto e crea un effetto liftante, quindi più alto e allungato. Ammorbidiamo sempre il tutto con il pennello più grande e raccordiamo la parte esterna con quella superiore per avere un effetto più soft, più sfumato. La parte inferiore dell'occhio talvolta viene truccata, talvolta no. Un po' dipende dalla personalità della cliente, perché talvolta delle donne quando non mettono la matita nella parte inferiore dell'occhio tendono a vedersi l'occhio un po' più nudo, talvolta perché appesantisce. Nel suo caso può anche mettere la matita sotto, chiediamo a lei sì, se le piace mettere la matita. Sì, grazie. Come vedete applichiamo la matita proprio nell'attaccatura delle ciglia, proprio dove nascono le ciglia, e ovviamente mi raccomando fissatela sempre con un po' di ombretto, altrimenti la matita si scioglie perché è un prodotto grasso e ha bisogno di un prodotto in polvere per farlo aderire. Per quanto concerne le ciglia, se abbiamo degli occhi particolarmente sensibili come ad esempio gli occhi molto chiari o le donne che indossano le lenti a contatto, consiglio un mascara per occhi sensibili. Altrimenti, se la cliente non ha nessun tipo di problema, quindi se non avete particolari esigenze, potete
optare per due tipologie di mascara. Se le ciglia sono piuttosto lunghe ma discendenti, è opportuno usare un mascara incurvante che vada appunto ad incurvare bene le ciglia e ad aprire l'occhio, così da avere anche uno sguardo più fresco. Se invece le ciglia sono molto corte o molto sottili, in quel caso consiglio il mascara per volume, per infoltire e voluminizzare appunto le ciglia. Quindi nel suo caso userei un incurvante perché le ciglia ci sono, però vanno solo perfezionate e incurvate verso l'alto. La raccomandazione è quella di pettinare bene le ciglia dalla radice alle punte, mai solo sulle punte, perché il peso del mascara potrebbe far cadere verso il basso le ciglia. Labbra, chiediamo quali sono i suoi gusti personali sui rossetti. Metto dei colori molto naturali. Quindi non le piacciono i colori troppo accesi? No. Sempre sui marroncini o sui rosati? Sui marroncini. Ok. Allora, le labbra ovviamente sono sempre molto legate alla comunicazione. Ci sono molte donne che amano i rossetti rossi perché magari sono avvocati o non so, professoresse, maestre, che amano molto la comunicazione, le donne che sono a contatto magari anche al commercio, no? Quindi alla vendita, e altre invece che amano magari un effetto un po' più naturale, e quindi io mi sento sempre di rispettare quella che è la personalità di ogni donna. Poi ovviamente in una serata è anche giusto ogni tanto rompere le regole, quindi come magari vedremo in certi tutorial, il trucco potrà essere più intenso sugli occhi o sulle labbra. Quindi in questo caso, visto che abbiamo già dato un bel accento sull'occhio, quindi l'occhio l'abbiamo intensificato, valorizzato, sulle labbra possiamo anche consigliare, come la cliente anche ci ha chiesto, e quindi confermare la sua scelta con colori piuttosto neutri che vanno sempre nella gamma dei marroni. Molto importante, affinché il rossetto sia perfetto, soprattutto nelle donne age, è quello di utilizzare la matita del contorno labbra. Magari sulle ragazze giovani possiamo anche evitare la matita perché le labbra sono molto turgide e il contorno è perfetto, ma nel caso delle labbra un pochino più age, non è il suo caso perché, come abbiamo detto, ha già una bellissima pelle e curata, talvolta ci sono delle rughette dovute magari anche al fumo o ai segni di espressione, al movimento delle labbra stesse. Quindi è opportuno andare a tracciare bene il contorno con la matita. Per farlo in maniera corretta dovremo prendere dei punti di riferimento, quindi prima disegnare l'arco superiore, poi disegnare il centro inferiore e gli angoli esterni. A questo punto andiamo a unire questi punti di riferimento. Un altro piccolo consiglio che di solito do è quello di utilizzare la matita che abbiamo usato come punto luce sotto l'arco sopraccigliare anche nella parte inferiore, creando, viene chiamata la linea del sorriso, the smiling line. Per quanto concerne la texture del rossetto, due sono texture da evitare. Abbiamo detto i perlati perché accentuano le rughe, gli effetti troppo lucidi perché possono migrare, cioè andare fuori le labbra, perché ovviamente il rossetto gloss, quindi lucida labbra, essendo molto oleoso, va a uscire fuori del contorno e quindi a migrare. È un effetto molto brutto che sconsiglio assolutamente.
meglio o i rossetti opachi se le labbra sono molto idratate o altrimenti dei rossetti idratanti. Nel suo caso andremo a utilizzare un rossetto idratante proprio per dare anche un po' più di morbidezza alle labbra. Il colore che ho scelto per lei è questo marroncino luminoso, non troppo spento, che va a valorizzare il colore delle labbra. Se abbiamo bisogno di un veloce ritocco durante l'arco della giornata, sconsiglio le cipre compatte per le pelli mature, perché tendono ad appesantire e a creare un effetto sempre un po' troppo ispessito della pelle. Nel suo caso preferisco quindi di utilizzare delle polveri minerali molto leggere, che adesso vi farò vedere, che vanno a perfezionare il trucco anche durante l'arco della giornata. Ad esempio, se sudiamo un pochino, talvolta in certi momenti della vita della donna, soprattutto quando si supera una certa età, talvolta si hanno anche dei momenti di caldo sul viso, e quindi per evitare che questo effetto poi dà anche molto fastidio alle donne stesse, ho creato questa linea molto leggera di polveri minerali che vanno a evitare questo effetto lucido sul viso. Questa è la polvere minerale, è a base di mica, che è una sostanza, un minerale che viene dal latino, che vuol dire appunto illuminare o anche briciola, perché ovviamente è un minerale fatto a scaglie e quindi viene raffinato, ovviamente micronizzato, e dà alla pelle un aspetto luminoso e non appesantito. Quindi è molto pratico perché lo troviamo dentro la confezione stesso, basterà far fuoriuscire leggermente la polvere e poi applicarlo su tutta la pelle. Avere attenzione e cura verso se stessi non è solo una forma di vanità, ma è anche una forma di rispetto, secondo me, del proprio essere. E quando magari abbiamo superato il teenager, l'età di una teenager, è importante volersi bene e magari affidarsi ai consigli di un esperto per avere magari un'idea più precisa del proprio trucco. Nel suo caso, come avete visto durante il tutorial, ho voluto dare dei consigli per la cura della pelle, quindi il contorno occhi, il siero illuminante è molto importante, che poi vi ho dato anche il trucco, il mio segreto, di mescolarlo insieme al fondotinta per avere un effetto piacevole sulla pelle, elastico e soprattutto non un effetto maschera. Dopodiché abbiamo visto come valorizzare gli occhi, evitando gli ombretti perlati o eccessivamente colorati, e sulle labbra contornandole prima con una matita e poi utilizzando un rossetto idratante. E a questo punto non mi resta che chiedere come ti vedi. Nemmeno mi riconosco veramente, non mi sembro io, benissimo, molto bene. Bene, e su questa battuta vi lascio e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!